Tutto ha inizio nella sala parto, con la nascita di un nuovo vitello. La nascita di un vitello è in assoluto la fase più delicata e importante per tutta la futura carriera e vita della mucca. Deve nascere innanzitutto nell'ambiente più sano e spazioso e confortevole possibile, e noi abbiamo una bellissima sala parto. Ma è il nostro intervento sul vitello che deve essere il più rapido e il più pronto possibile. Sono due le cose che bisogna fare a un vitello quando nasce: dargli da bere il colostro e disinfettare l'ombelico. Perché è importante dare da bere il colostro? Il vitello, quando nasce, non ha difese immunitarie, è vergine, è puro, è zero. Mentre durante i 9 mesi di gravidanza di un bambino gli anticorpi passano attraverso la placenta della madre, la placenta della mucca è molto molto spessa e impedisce il passaggio degli anticorpi. Quindi l'unico modo che ha il vitello di assumere anticorpi propri è attraverso il colostro. Il colostro è il primo latte che produce la mucca. La mucca per i primi 2 o 3 giorni produce un latte che non è bianco, è di colore giallo ed è ricco, ricco di sostanze nutritive e anticorpi. È necessario che il vitello le beva entro le prime 6 ore. Perché? Cosa succede? Tutte le pareti dell'intestino del vitello per le prime 6 ore di vita hanno i pori aperti e quindi gli anticorpi possono passare attraverso l'intestino e diffondersi su tutto il vitello. Dopo 6 ore iniziano a chiudersi. Se il vitello nasce alle 2 del pomeriggio e gli si dà da bere la mattina dopo alle 8, non ha più senso. Il vitello ha chiuso i pori e la finestra di colostratura è finita. Potrebbe sorgere il dubbio di dire: ma il vitello perché non lo poccia da solo dalla madre questo colostro? Allora, il vitello è libero di pocciare tutto il colostro che vuole dalla madre. Il problema è che solo grazie a un nostro intervento noi garantiamo che questo colostro venga bevuto entro le 6 ore e soprattutto che il colostro bevuto sia buono, perché noi in azienda abbiamo una banca di colostro congelato, che è colostro che noi prendiamo quando mungiamo le mucche, noi lo misuriamo e se è di ottima qualità lo congeliamo. Quindi noi potendo accedere a questa banca di colostro aziendale con colostro eccellente, garantiamo che il vitello non solo lo beva entro 6 ore, ma lo beva eccellente. E siamo sicuri che il vitello per i successivi 3, 4, 5, 6 mesi di vita non avrà nessun tipo di problema. È molto importante che il vitello, quando assume il latte, che sia dalla mamma o che sia dai nostri secchi, lo faccia col collo rivolto verso l'alto e ben disteso, perché questo chiuderà l'esofago in modo tale che il latte vada nell'abomaso. Lo stomaco, le mucche, come tutti i ruminanti, hanno 4 stomaci: rumine, abomaso, omaso e reticolo. Ma alla nascita, al vitello, ingerendo latte e non sostanze solide e fibrose, ha solo l'abomaso come stomaco sviluppato, e dobbiamo essere sicuri che il latte finisca proprio nell'abomaso. Se il latte finisse nel rumine o negli altri stomaci, creerebbe delle difficoltà nella digestione del latte. Coloriamo questa fase di rosa perché ci speriamo sempre che quando nasce un vitello nuovo sia femmina. Gli anticorpi presi dal colostro serviranno per il vitello per circa 3-4 mesi, dopodiché imparerà a produrre anticorpi da solo. Quindi, dopo che nasce, c'è un'altra fase molto molto delicata, che è quella del box singolo. Il vitello, dopo la nascita, viene portato in dei box singoli, dove staranno per circa 3-4 giorni. Sono 3-4 giorni molto importanti. Il vitello deve stare il più possibile in un ambiente sterile, sano, con carica batterica veramente veramente il più bassa possibile. Sono 3 giorni in cui noi operatori dobbiamo avere l'attenzione massima per assicurarci che continui a bere colostro per i successivi 2 o 3 giorni, ne beva la quantità giusta, non sopraggiungano diarree, non sopraggiungano polmoniti.
Quindi, dopo che ci siamo assicurati che il vitello abbia bevuto il colostro necessario, sia sano e sia robusto, lo portiamo alla lupa. Alla lupa starà con tutti gli altri vitelli in fase di svezzamento. Lo svezzamento è il periodo in cui il vitello beve latte e impara nel frattempo a mangiare sostanze solide fino a quando abbandonerà il latte. In questa fase il vitello inizia subito a mangiare roba solida e questo fa sì che nei 72 giorni di svezzamento i rumini e gli altri stomaci, quindi il rumine, il reticolo e l'omaso, crescano di dimensioni fino ad arrivare ai famosi 72 giorni che noi smettiamo di dare il latte, che il vitello ha tutti gli stomaci in funzione e quindi la ruminazione avviene tranquillamente e non c'è più bisogno del latte. La lupa è un sistema di distribuzione del latte automatico. Ogni vitello, come vedete, ha un collare addosso. Il collare ha dentro un chip che sa qual è il vitello, sa il nome del vitello e sa quando è nato il vitello. Di conseguenza la lupa si può regolare ogni volta che un vitello entra, può sapere automaticamente l'età, quindi quanto latte al giorno deve bere, se ha già bevuto, se gli aspetta ancora latte o seppure per oggi non ha più bisogno di latte. Quindi immaginiamoci un vitello che entra dentro alla lupa, la lupa legge e dice: questa è Carolina, Carolina è nata 20 giorni fa, quindi deve bere 6 litri al giorno, ma li ha già bevuti tutti e 6, è una golosona, quindi latte non lo può più bere, non glielo distribuisce. La vitella Carolina, dopo un pochino che poccia e sente che il latte non gli arriva, si arrende, esce dalla lupa e lascia lo spazio a un nuovo vitello. Dal periodo della lupa si passa a tutto un periodo che è l'accrescimento dell'animale. Questo periodo lo chiamiamo svezzamento, era molto importante questa cosa. Nello svezzamento il vitello ha imparato a non bere più il latte, quindi noi spostiamo i vitelli che non bevono più il latte in un altro box dove inizia l'accrescimento. L'accrescimento è un periodo molto molto liscio da un punto di vista tecnico, perché il vitello ha imparato ad avere anticorpi propri, non ha più bisogno di quell'attenzione e la cura giornaliera che hanno invece i vitelli che bevono il latte. È un periodo in cui quindi i vitelli automaticamente non danno però nessun tipo di problema, se hanno una buona alimentazione crescono senza grandi particolari attenzioni. L'unica attenzione che noi dobbiamo avere nella fase dell'accrescimento è che gli animali siano distribuiti in box omogenei tra di loro, perché se fossero mischiati vitelli di 10 mesi con vitelli di 4 mesi sarebbe tanta la differenza di statura, e questo comporterebbe che i vitelli più piccoli non troverebbero lo spazio necessario per crescere tranquillamente, arriverebbero tardi a mangiare, arriverebbero tardi a bere, subirebbero un pochino il fatto di essere più piccoli. Quindi noi li dividiamo in box che vanno dai 3 mesi ai 5 mesi, poi dai 5 mesi agli 8 mesi, dagli 8 mesi ai 12 mesi, e ai 12 mesi arriviamo finalmente alla fase successiva, che è quella della prima fecondazione. Si arriva nel box della prima fecondazione a 12 mesi, anche se non è a 12 mesi che avviene la prima fecondazione. La prima fecondazione avverrà quando ormai quella che è una manza ha circa 17-18 mesi. La fase della prima fecondazione ovviamente è molto importante, bisogna essere sicuri che l'animale che andiamo a fecondare abbia la struttura giusta, non abbia avuto nessun problema durante l'accrescimento, quindi si presenta con un apparato riproduttivo perfettamente idoneo, il peso è giusto, la struttura è giusta a reggere il parto e l'alimentazione sia corretta. Se tutto va bene, a 16-17 mesi la manza rimarrà gravida, aspetterà 9 mesi dopo i quali avverrà il parto. È grazie al parto che noi ci ricolleghiamo all'inizio del ciclo, perché il parto darà vita a un nuovo vitello che avrà bisogno di essere scolostrato e disinfettato. Ricapitoliamo le tempistiche dei vari spostamenti e del ciclo della vita della mucca. Nasce che ha 0 giorni, andrà nel box singolo da 0 a 3 giorni, nella lupa da 3 giorni
72 giorni, che è quando noi e che è quando la lupa smette di dare latte al vitello, cresce da 72 giorni a 12 mesi, un anno, verrà fecondata a 17 mesi, 9 mesi di gestazione, partorirà a 26 mesi. Il vitello alla nascita ricomincia tutto il ciclo della vita e la manza che ha partorito invece che fine fa? La manza che ha partorito inizierà un nuovo ciclo della sua vita, che è quella del ciclo della lattazione.